Intervista ai migliori in campo, Luca Liccardo, MVP dell'incontro da parte di Gene One contro Shark qualcosa, non mi ricordo. Shark Morra, Edoardo Morra. Luca, buonasera. Avete vinto 5-4, ottima prestazione tua, grazie anche al tuo compagno di reparto Michele Ciotola che ti ha fatto un bellissimo assist, hai fatto un eurogol in sforbiciata che hai diciamo rimasto senza parole l'intero stadio Kennedy. È stato un bel gol, ringrazio tutta la squadra che mi ha supportato, mi ha permesso di fare questi gol. Complimenti alla squadra avversaria, ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo non riusciamo a tenere bene il campo e le posizioni. Ci siamo organizzati un po' meglio nel secondo tempo, infatti, abbiamo scambiato un po' di più la palla e siamo riusciti. Infatti ho visto un primo tempo molto distratto, dovuto sì, forse anche un po' nervosi eravamo, non si sa per quale motivo, comunque l'importante è che è andata bene, mi fa piacere per i gol perché sto ritornando alla forma migliore. Tre partite, tre vittorie, si può dire quali sono le ambizioni? Champions, no, vittoria del campionato? Napoli, guardiamo le partite singolarmente, non ci poniamo obiettivi. Non ti vuoi sbilanciare allora? No, non conosco neanche il livello delle altre squadre, ho visto quelle con cui abbiamo giocato contro e sono delle buone squadre, sono sempre state equilibrate con okay. Quelle partite. Luca, vuoi ringraziare qualcuno? Ma ringrazio tutti i compagni di squadra, Sandro, assistman e anche Michele. Dai, un ringraziamento particolare, ci sta qualcuno fuori che ti sta guardando, dai. Di fuori la mia ragazza, dai, allora, la mia ragazza. Ok, dai. Ciao Luca, ti ringraziamo, ciao. Complimenti di nuovo, ciao. Andiamo da Morra, un primo tempo dominato da voi, sì, 3-0, un gioco strepitoso, uno Shark veramente in forma, poi a un certo punto il secondo tempo il calo, sì. Come mai? Rispetto alla partita scorsa siamo andati molto meglio, poi il calo sinceramente non lo so proprio perché c'è stato. Cioè, ma è dovuto a una preparazione atletica non buona? Oppure perché, vabbè, può darsi pure che giochiamo da poco insieme, quindi... Dobbiamo ho un capito. Po' vedere come dobbiamo fare. Ho capito. Senti, ma c'è stato qualche assenza oppure era dal... No, ci manca Farnuso, un difensore. Ah, Farnuso però. Probabilmente... Come sta Farnuso? C'è un problema al collo e piede là che c'ha... No, sì. Al piede. Al collo e piede. Allora. Vabbè, vuoi salutare qualcuno? Vabbè, un ringraziamento a tutta la squadra e un ringraziamento particolare alla mia ragazza. Ok, ciao, complimenti, auguri di buon Natale, ciao.